Eccoci. Allora, poi entriamo subito nel vivo degli aggiornamenti. Già avete ascoltato direttamente dalle parole del Presidente Renzi anche l'aggiornamento rispetto al numero di deceduti che abbiamo in questo momento, però ci arrivo fra un attimo. Vi rubo 2 minuti, che però sono 2 minuti essenziali per il nostro sistema di protezione civile e anche per l'informazione in questo paese, perché ho bisogno di richiamare la vostra attenzione su una cosa che magari non ha avuto ancora attenzione particolare, però siccome qui facciamo un lavoro molto serio e allora ci teniamo che le cose vadano raccontate così come sono. Allora, mi riferisco a quello che è comparso online di un quotidiano online che si chiama Blitz Quotidiano, che mette in bocca la sottoscritta nello specifico di fronte a questo titolo: terremoti non scherziamo, eventi sismici non ne sono previsti, Immacolata Postiglione, protezione civile che sono io, era tanto sicura. E in questo articolo riprende, riportando delle parole del giornalista Custodero sulla Repubblica, dopo la conferenza stampa che sapete il ministro Alfano fa in occasione del 15 di agosto, dove c'è il collegamento con tutte le sale operative. Adesso arrivo al punto e vi spiego perché queste cose sono molto importanti. Il Custodero in La Repubblica mette in bocca la sottoscritta, virgolettata, Immacolata Postiglione della Protezione Civile di Roma esclude calamità naturali, quindi questo io avrei detto in conferenza, virgolette, non è previsto alcun evento sismico, non sono previste emergenze idrogeologiche e via dicendo. Allora, siccome io credo nell'informazione seria in questo paese, adesso con l'ufficio stampa faremo una nota chiaramente a Blitz Quotidiano in cui riportiamo, ahimè, purtroppo ciò che è agli atti, perché è registrato dal Ministero dell'Interno la mia dichiarazione, che vi leggo e saprete interpretare meglio di me. Io commento la giornata in corso e dico: oggi è una giornata fino a questo momento relativamente tranquilla. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato eventi sismici significativi. Continuo, non ci sono criticità idrauliche e idrogeologiche, né allerte meteo e via dicendo. Quindi ripeto, la mia dichiarazione è registrata, oggi è una giornata fino a questo momento relativamente tranquilla, l'INGV non ha registrato eventi sismici significativi. Questo è quello che ho detto perché è quello che possiamo dire. Sulla base di questo Repubblica lo trasforma in un virgolettato: non è previsto alcun evento sismico, e oggi a valle di un terremoto su cui contiamo morti e ci sono le persone che stanno lavorando, ancora una volta vengono messe in giro questo tipo di informazioni gravissime che non fanno onore a chi fa il mestiere di giornalista, che sono professionisti. Quindi sentivo il dovere di dirvelo come non a livello personale ma come sistema di protezione civile, per testimoniare che purtroppo queste cose fanno male al nostro sistema, fanno male, mi permetto di dire, al nostro paese. Detto questo, parliamo del lavoro, ma consentitemi, purtroppo questo incide sul nostro lavoro, questa roba qui incide sul nostro lavoro, perché le persone sulla base di questo si fanno delle idee e quindi immaginano che c'era qualcuno che diceva i terremoti non ci possono essere, invece i terremoti ci sono stati. Allora, ripeto, sono cose gravi. Allora, i deceduti, purtroppo siamo arrivati al numero di 120, nello specifico 86 nei due comuni della provincia di Rieti e 34 nel comune invece della provincia di Ascoli, quindi ad Arquata. Quindi al momento il bilancio è di 120. Rispetto a questo numero, lo sapete, stiamo ancora lavorando perché ci sono ancora le unità di ricerca e soccorso all'opera, ci sono i cinofili in azione, continueranno a lavorare chiaramente tutta la notte, grazie peraltro a una biga arrivata dall'aeronautica militare e a una piazzola particolare che stiamo allestendo per poter gestire i voli anche in notturna. Cercheremo di essere più efficaci possibili anche con operazioni in volo in notturna, che come sapete sono operazioni particolarmente complicate. Continua il lavoro che invece stiamo portando avanti, sapete già in qualche modo da stamattina, sulle aree di accoglienza, e quindi vi confermo tutti i dati che vi avevamo in qualche modo
comunicato stamane, a cui si sommano anche i posti letto messi a disposizione dalla Regione Umbria, perché sono diversi i comuni dell'Umbria, intorno alla zona di Norcia, Cascia, Scheggino, che sono le zone in qualche modo più interessate da questo evento, che pur non avendo registrato crolli, danni particolarmente intensi, hanno popolazione che richiede di non, evidentemente di non dormire a casa, e quindi anche in Umbria sono stati allestiti circa 850 posti letto tra tende e strutture coperte messe a disposizione nei diversi comuni. Questi 850 si sommano ai più di 4.000 posti letto che invece metteremo a disposizione tra la Regione Marche e appunto la Regione Lazio, con le risorse delle due regioni e con le risorse provenienti, ve lo ricordo ancora una volta, dall'Abruzzo, dal Molise, dal Friuli Venezia Giulia, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana e in più dalle organizzazioni nazionali di volontariato di ANPAS, CISOM e Misericordia. A queste disponibilità, che quindi sono già attivate, e alcuni campi sono già in montaggio, altri continueranno ad esserlo nel prosieguo della serata, si aggiungono tutte le altre disponibilità che abbiamo comunque dalle altre regioni e che sono pronte a rinforzare questa assistenza laddove ci fosse bisogno. Oltre a questo aggiungo due comunicazioni di servizio, una l'abbiamo già data e ve la confermo, che è il numero per gli sms e le telefonate solidali, il 45500. Peraltro le tre regioni interessate stanno lavorando anche ad attivare un conto corrente che può essere utile per chi vuole fare donazioni dall'estero, perché questo numero che c'è a disposizione non funziona dall'estero, o per chi invece vuole fare donazioni diverse. Una delle complessità maggiori che stiamo gestendo in questo momento, oltre all'attività di ricerca e soccorso, è chiaramente tutto quello che riguarda le salme e le famiglie chiaramente delle vittime. Ci sono sia problemi non banali di natura tecnica legati al riconoscimento, ma su questo sono già al lavoro le squadre specializzate che il nostro paese ha, sia di Polizia di Stato sia di Carabinieri, coordinati a livello territoriale, che lavorano in stretto raccordo chiaramente con l'autorità giudiziaria. Quindi sia c'è un tema di riconoscimento sia di assistenza chiaramente delle famiglie, e nonché poi quello che di queste salme sarà evidentemente nelle prossime ore. In aggiunta a questo vi dico anche che sulla viabilità, era una domanda che mi avevate fatto precedentemente nella conferenza stampa, si confermano i problemi maggiori che abbiamo sono nell'ingresso ad Amatrice con provenienza Salaria, che è il motivo per cui abbiamo creato dei percorsi alternativi per le colonne mobili dei soccorsi che stanno arrivando. Quindi abbiamo chiaramente una strada di ingresso alternativa, perché lì per i crolli che ci sono stati c'è un tappo evidentemente all'ingresso. Sulla viabilità però più generale, come vi dicevo anche nei precedenti incontri, non abbiamo criticità significative, se non situazioni assolutamente puntuali. Un'informazione che potete aiutare a darci è che chiaramente i cittadini che non c'entrano nulla con questo terremoto e che sono di rientro rispetto alle vacanze estive, o che comunque sono in mobilitazione sul territorio nazionale, laddove avessero necessità di transitare intorno a quell'area e volessero informazioni, noi chiaramente stiamo lavorando insieme ai colleghi di Viabilità Italia del Ministero dell'Interno con il CIS, che è in grado di dare tutte le informazioni necessarie sul traffico privato. Chiaramente le informazioni per i soccorritori ci pensiamo noi direttamente, perché ci sono percorsi non aperti ai cittadini comuni che invece sono aperti per le colonne mobili. Questa è essenzialmente la situazione molto generale, senza entrare nel dettaglio delle singole cose. Io qui accanto a me ho la collega dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Daniela Pantossi, che è il direttore della struttura terremoti dell'INGV, che ci può dare un aggiornamento di situazione, e poi se ci sono domande sia io che lei chiaramente siamo a disposizione. Grazie. Grazie mille. La situazione continua a essere di piena attività, nel senso che
La situazione continua a essere di forte attività, ci sono molte repliche che si susseguono sempre nell'area epicentrale e sull'allungamento, diciamo, verso Norcia e verso Amatrice. E la sismicità delle ultime ore si concentra particolarmente verso nord, e con terremoti generalmente di magnitudo prossima a 3. Stamattina abbiamo avuto una forte replica di magnitudo 5,4 e per ora non ne abbiamo registrate altre. Le profondità epicentrali sono sempre confermate al di sopra dei 10 km, e con una buona percentuale distribuita intorno ai 8-9 km. I nostri ricercatori stanno lavorando ad una soluzione, a un modello 3D della distribuzione di questa sismicità, che ci potrà dare una geometria della faglia che ha prodotto il terremoto precisa e che ci consentirà anche di capire meglio e seguire meglio l'evoluzione del fenomeno. Sembra questo sia tutto. Grazie a Daniele Pantosti. Ci sono domande? Facciamo rapidamente che poi torniamo giù. Prego. Sempre di nuovo buonasera. Per quanto riguarda i dispersi, perché fino adesso le informazioni sono abbastanza frammentarie, sappiamo della difficoltà per quanto riguarda i turisti, però almeno per avere un'indicazione, mentre per la dottoressa, siccome ci sono state informazioni discordanti, su quanti sono state il numero di scosse fino a questo momento. Grazie. Allora, parto dai dispersi, per quello che riguarda i dispersi, mentre per esempio per accumuli la notizia che ci danno al momento sembrerebbe escludere la presenza di altri di persone disperse, ma è una notizia che stiamo confermando anche noi, ma sembrerebbe che insomma le operazioni più circoscritte abbiano consentito di fare questo tipo di analisi. Per Amatrice questa analisi è ancora in corso, quindi questo dato non ve lo possiamo ancora dare. Peraltro stiamo ricevendo anche al nostro contact center una serie di segnalazioni da parte di anche magari familiari alla lontana, parenti o quant'altro, di persone di cui non si ha notizia, ma che non necessariamente chiaramente sono riconducibili al terremoto. Quindi stiamo lavorando con le due prefetture competenti, perché questo dato chiaramente è un dato utilissimo a tutti, in particolare a chi opera, per chiaramente avere anche una sorta di taratura rispetto all'intervento. Però non le posso ancora rispondere a questa domanda perché non abbiamo invece questo dato. Invece forse una cosa che non ho detto, ma che sulla quale vi volevo dare conferma rispetto alle cose precedentemente accennate, è che rispetto alle strutture ospedaliere, strutture sanitarie che stanno accogliendo i feriti, vi confermo che chiaramente sul versante Amatrice, il versante reatino, con i vari medevac che si sono attivati e sono partiti da Amatrice e da Rieti, sono stati utilizzati gli ospedali di Lazio, di Abruzzo e di Marche, oltre a quelle strutture campali, i posti medici avanzati di cui vi dicevo, e hanno operato 3 in particolare, che hanno gestito le situazioni più urgenti che andavano in qualche modo affrontate direttamente sul posto. Abbiamo avuto anche tutta una serie di situazioni, sia nel Lazio sia nelle Marche, di case di riposo evacuate. Anche questo, come immaginate, comporta un lavoro importante, perché si tratta di trasferire queste persone in altre strutture adeguate a riceverle, quindi anche questo ci sta ancora vedendo impegnati. Anche nelle Marche ha operato un PMA, nello specifico quello del 118 di Ascoli Piceno, nella zona di Arquata. Così come sono intervenute ambulanze ed eliambulanze
da fuori regione per fare quell'operazione di accoglienza dei feriti di cui vi dicevamo. Anche su questo non abbiamo ancora un numero definitivo. A qualche ora fa si parlava di 196 feriti trattati nel Lazio e 74 invece dall'ospedale di Ascoli Piceno, quindi siamo sopra abbondantemente le centinaia evidentemente, ma anche su questo è un dato che vi ripeto è in continuo aggiornamento, anche perché si tratta di fare rete dalle varie strutture mobili, gli ospedali e oltre al fatto che chiaramente risente anche tante persone che comunque in queste ore sono state anche estratte vive, seppur con ferite più o meno gravi, da chi sta operando sui crolli. Grazie, il numero delle scosse pochi minuti fa siamo arrivati circa 250 scosse e due sapete sono al di sopra della magnitudo 5 e quindi sono l'evento principale e una delle prime repliche e poi abbiamo sei eventi che sono in magnitudo superiore a 4 inferiore a 5 e 76 eventi tra 3 e 4 e 159 eventi al di sotto della magnitudo 3. Sì, buonasera, Alessandro Marchetti, Radius 24. Volevo sapere se ci può dare qualche informazione per la notte, ovvero in quali comuni, lo accennava nell'ultimo incontro, voi diciamo non consentirete o comunque non darete la possibilità, scoraggerete i residenti a andare nelle case, se ci può dire questa cosa, e sugli sfollati a questo punto si ricollega a quello che si diceva prima, se non c'è un numero relativo a nessun comune. Ultima cosa, logistica, se c'è diciamo, l'ipotesi di trasferire, si parlava di Sigar di Comac, cioè quindi di trasferire l'unità d'emergenza in un altro punto più vicino ai luoghi del sisma. Allora, i tre comuni, quelli di cui stiamo parlando ahimè da ore, cioè Accumoli, Amatrice e Arquata, sono i comuni per cui non ci saranno persone che evidentemente soggiorneranno nelle proprie abitazioni. Come vi dicevo però, in diversi comuni, marchigiani e umbri sicuramente, ma probabilmente anche della stessa area reatina, abbiamo già in alcuni casi delle comunicazioni puntuali, comune per comune, è un dato lunghissimo che non vi do, sia dall'Umbria che dalle Marche, popolazione che non vuole stare nelle proprie abitazioni e per le quali sono stati predisposti dei posti letto e delle tende. Però queste sono situazioni puntuali che poi a cui viene data assistenza evidentemente caso per caso. Per quello che riguarda invece, poi chiaramente stanotte vedremo anche quante di queste aree allestite saranno effettivamente popolate, vi ripeto, ma poi non corrisponderà mai al numero di abitanti, perché avremo tanti che sceglieranno una sistemazione autonoma, magari avranno completamente lasciato l'area, oppure avranno parenti, amici e quant'altro, quindi evidentemente è un numero difficile da tirar fuori, soprattutto nelle prime ore in cui siamo chiaramente tutti concentrati su altro. Invece il discorso del coordinamento in loco, voi sapete tutti che sono già operativi, ma questo già dall'alba, dalle prime ore di stanotte, sì, oltre alle tre sale operative regionali, i CCS, le unità di crisi nelle prefetture, quindi le prefetture interessate, in particolare Rieti, Ascoli, ma anche Perugia, che sono i centri diciamo, di coordinamento di livello provinciale. Questi corrispondono poi sui territori dei comuni colpiti dei centri operativi locali, che sono anche questi attivi ormai da ore. Il coordinamento nazionale lo stiamo realizzando da qui e continueremo comunque a farlo per le prossime ore, però effettivamente abbiamo lavorato tutto il pomeriggio ad individuare una serie di soluzioni possibili, tra quelle molte già in qualche modo pianificate ma che non rispondono bene magari oggi a questa esigenza che è tutta particolare di un territorio distribuito
tra tre regioni, quindi non è che basta trovarne, né tantomeno possiamo fare tre centri di coordinamento in tre regioni differenti, e quindi adesso nelle prossime ore valuteremo quando attivare realmente. Chiaramente sarà attivato nella sua pienezza quando sarà perfettamente operativo un centro di coordinamento, diciamo così, avanzato, fermo restando che, vi ripeto, l'attività qui del comitato operativo proseguirà tutta la notte, sicuramente ancora nella giornata di domani, anche laddove si attivi intanto sul territorio un altro centro, per non comportare nessuna soluzione di continuità. Chiaramente la presenza su Roma è molto importante a livello nazionale, perché ci consente di lavorare con i vertici di tutte le strutture che da qui, da Roma, sono in questa fase impegnate al concorso da fuori regione. Quando quel concorso è assicurato e si tratta di gestirlo poi sul territorio, è chiaro che è anche più agevole lavorare dal territorio stesso. Quindi su questo poi, appena avremo l'informazione definita su dove attiveremo, ve ne daremo comunicazione. Se non c'è altro, noi chiudiamo qua e torniamo. Prego, l'ultima. Sì. Dottoressa Brantossi, risulta che ci siano alcuni paesi che sono a pochi chilometri da quelli che sono crollati quasi del tutto, che non hanno invece danni. Voi siete in grado di dare delle spiegazioni, una spiegazione scientifica, anche se ha appena detto che l'analisi della faglia non è ancora completata, però siete in grado di spiegare il perché a pochi chilometri ci siano centri, frazioni che invece non hanno subito danni? Al momento non siamo arrivati a questo dettaglio di analisi, perché non abbiamo ancora i rilievi della distribuzione del danneggiamento. E questi effetti generalmente sono legati ai cosiddetti effetti di sito, cioè la tipologia dei terreni e la conformazione morfologica su cui sono costruiti questi centri abitati. Questo si è visto all'Aquila, si è visto in moltissime situazioni, ed è un argomento di studio molto importante, perché chiaramente può avere un impatto su quello che è il danneggiamento a parità di magnitudo. E bisogna anche vedere appunto la posizione relativa alla faglia dei singoli di questi villaggi. Quindi per il momento non le so dare una spiegazione, ma nei prossimi giorni sicuramente avremo delle squadre appunto di protezione civile nostre che vanno sul territorio e anche si occuperanno proprio di questi effetti di sito.